Il gremio frena su Douglas Costa, oltre le nostre possibilità. Il gremio sembra tirarsi indietro nella corsa a Douglas Costa, le trattative che porteremo a termine saranno nel quadro della nostra realtà, ha detto il presidente Romildo Bolzan Jr. a Radio Galca. Speriamo di poter fare affari del livello di Douglas Costa, che è un giocatore eccezionale, ma in questo momento il gremio non è in grado di trovare un accordo con lui. Sono situazioni contrattuali che vanno ben oltre le nostre possibilità. Barca, Malen del PSV e il piano B se non arriva Depay. Secondo il Mundo Deportivo, Daniel Malen, attaccante di 22 anni del PSV Eindhoven, è il giocatore che Ronald Koeman vorrebbe nel caso in cui la sua prima scelta, Memphis Depay, non potesse arrivare in Blaugrana. Pereira, il mio futuro dipende dalla Lazio. Andreas Pereira ha fatto il punto sul suo futuro ai microfoni di TNT Sport Brasil. La Lazio ha l'opzione per riscattare il mio cartellino dal Manchester United, per cui dipende tutto dal club biancoceleste. So che le mie doti sono state apprezzate in questa stagione e hanno tempo fino alla fine del campionato per una decisione, ha spiegato il centrocampista brasiliano. Io voglio solo giocare, perché spero ancora in una chiamata del Brasile per il Mondiale in Qatar. Il Real Madrid pronto a vendere Hazard. Secondo quanto riportano i media spagnoli, il Real Madrid vuole mettere sul mercato Eden Hazard dopo due stagioni deludenti. Nonostante sia stato pagato 90 milioni di sterline, quando è stato comprato dal Chelsea, la dirigenza dei Blancos è pronta a cederlo per 50 milioni di euro. Ufficiale, Tauvin saluta l'Europa e firma col Tigres. Ora è ufficiale, Florian Tauvin è un nuovo giocatore del Tigres. Il centrocampista del Marsiglia e della nazionale francese, il cui contratto scadeva a fine stagione, ha declinato le offerte dei club europei e ha deciso di volare in Messico. Bayern Monaco, Flick, mio futuro ancora da decidere. Quello che riguarda il futuro è tutt'altro che deciso. Aspetterò e vedrò cosa verrà alla fine. Vediamo come andrà da qui. Così Hansi Flick, tecnico del Bayern Monaco, candidato a prendere il posto di Joachim Löw sulla panchina della Germania, come riporta la stampa tedesca. Fare l'allenatore della nazionale tedesca è qualcosa di speciale. Hai una squadra con i migliori giocatori della Germania. Sono stato già coinvolto a lungo e so cosa aspettarmi. Dalla Germania, Raul verso l'Eintracht Francoforte. Secondo i media tedeschi, l'Eintracht Francoforte avrebbe deciso di sostituire l'attuale allenatore Adi Hütter, destinato al Borussia Mönchengladbach, con la leggenda Raul González Blanco, attualmente allenatore del Castilla, la seconda squadra del Real Madrid. Hagi Hakimi, il Bayern non mi ha contattato. Dopo le voci dei giorni scorsi, Alejandro Camano precisa a Gol la situazione di Achraf Hakimi, non so da dove vengano queste voci ma non mi stupirebbe se il Bayern fosse interessato ad Hakimi. Nessuno del Bayern mi ha contattato. Achraf è molto contento all'Inter, non pensa ad altro. Ma chi non vorrebbe giocare per il Bayern? Le parole della gente. Young, futuro all'Inter. Si vedrà. Ashley Young, esterno inglese dell'Inter, nel corso di una intervista a Sky Sports UK ha parlato della possibilità di restare a Milano. Ci sono state delle trattative. Ho passato un periodo incredibile all'Inter, se ci sarà qualcosa da fare sono sicuro che si potrà risolvere. Sono rilassato, mi sto godendo il mio calcio, abbiamo appena vinto il campionato. Ci sono ancora 4 partite, 4 da vincere, e mi concentro su questo. Mi assicurerò che sia la decisione giusta per me e la mia famiglia, conclude. Inter, Eriksen, felice qui, contento di restare. Christian Eriksen parla alla Gazzetta dello Sport, 6 mesi fa potevo essere considerato fuori dal progetto, è vero ma ora è cambiato tutto.
Nessuno prevede il futuro, ma sono contento di restare qui, sono felice all'Inter. Everton, Ancelotti, Szczesny. Oggi Pickford. Carlo Ancelotti, parlando al Corriere dello Sport, nega un interesse per Szczesny. All'Everton ho già un portiere ed è Pickford. L'Udinese stringe per Van Beek. C'è un nome nuovo per la difesa dell'Udinese. Secondo tuttoudinese.it, i priolani sarebbero infatti sulle tracce di Sven Van Beek, centrale classe 94 del Feyenoord. Quest'anno in prestito a Willem II, ha il contratto in scadenza a fine stagione col club di Rotterdam.